cari amici di Pandora TV, nell'ambito del convegno, diciamo, di cui sentirete sicuramente parlare negli anni a venire, che si chiama Centro di Gravità, abbiamo invitato una serie di persone, diciamo, che rispecchiano elementi importanti di quella che noi consideriamo essere la complessità della transizione moderna. Quindi stiamo cercando di mettere insieme, Pandora seguirà tutto questo processo con attenzione, diciamo, tutte le competenze che servono a definire il mosaico di questa transizione, o qualcuno dice di questa crisi molteplice, una delle quali è rappresentata qui, c'è con noi il professor Domenico Fiormonte, che è anche un amico, gli diamo del tu, quindi possiamo parlare col tu, ma insomma, che ha fatto l'intervento oggi, che ha lasciato molto stupiti tutti i presenti, che pure sono tutti intellettuali, diciamo così, però questo aspetto a molti, per esempio a me, sfuggiva. E quindi, che è quello sostanzialmente, dice, ma la nostra cultura, la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro modo di vedere il mondo, la nostra lingua, è ancora la nostra? E i numeri che Domenico Fiormonte ha esposto oggi sembrano dirci che noi stiamo perdendo qualcosa di molto importante per il nostro futuro, quello dei nostri figli, per il nostro mondo, per il nostro spirito, possiamo dire così, non so. Sì, in fondo spirito è una parola che utilizzava anche Gramsci, quindi, anche se forse era nella traduzione esprit del francese, che vuol dire mente, comunque, insomma, le attività della mente. Allora, il problema è su molteplici livelli. Io oggi mi sono focalizzato, gli ho dato un taglio sulla geopolitica della conoscenza intesa nel senso scientifico della scienza e questo titolo, geopolitica della conoscenza. Sì. E la questione che io ho affrontato è che ho affrontato, insomma, anche con interventi accademici, però appunto con una risonanza che è piuttosto limitata, anche se devo dire ultimamente stanno cominciando a uscire delle pubblicazioni anche nel mainstream, riguarda sostanzialmente la concentrazione in mano a cinque multinazionali dell'editoria mondiale della stragrande maggioranza delle riviste che hanno impatto nel mondo della scienza. Gli editori più importanti sono Elsevier, Taylor & Francis, Sage, tutti quanti basati nel mondo anglofono o in Olanda, quindi sono satelliti del mondo anglofono, attraverso queste riviste decidono ovviamente ciò che si pubblica, e insieme costituiscono solo 5 editori il 53% di tutto quello che viene pubblicato. 53% di tutto quello che viene pubblicato al mondo. Ma il problema non è soltanto questo, il problema è che ci sono intere aree geografiche del mondo che sono completamente escluse, perché queste riviste sono ovviamente, nella stragrande maggioranza, al 99% sono riviste pubblicate in inglese, quindi in lingua inglese. Quindi che cosa succede? Che se tu, ovviamente, il primo scoglio è quello linguistico, il secondo scoglio è quello, diciamo, geopolitico. L'intero continente africano, cioè tutta l'Africa, tutte le università dell'Africa, i centri e le istituzioni di ricerca dell'Africa sono presenti all'interno di questo blocco tanto quanto la Svizzera, la sola Svizzera. Collegato a questo problema delle riviste e quindi della valutazione dei docenti, c'è la valutazione delle università stesse. Come vengono valutate le università? Ci sono dei centri privati, le istituzioni private, ahimè, che emettono, che strutturano, che tirano fuori questi famosi ranking, che sono un po' come quelli ranking delle banche, no? Moody's, eccetera, no? Che danno il rating sovrano. Ecco, un po' funzionano nello stesso modo, danno un voto, cioè questa classifica. E su che cosa si basa su questa classifica? Ci sono vari parametri, ma il parametro più importante è quello appunto che l'università, quindi i docenti dell'università, devono pubblicare all'interno di riviste che hanno un alto fattore di impatto. E quali sono quelle che hanno un alto fattore di impatto? Ovviamente quelle appartenenti al gruppo del 53%. Tutta l'America Latina, in tutta l'America Latina, secondo il ranking di Shanghai, c'è solo una università che è valutata, ed è l'Università del Messico, di Città del Messico, l'UNAM. Tutte le altre università latinoamericane praticamente è come se non esistessero. In Europa ce ne sono varie, ma sono ovviamente tutte concentrate soprattutto in Germania, ovviamente in Germania, in Gran Bretagna, e poche in Francia. Mi sembra che in Italia sono un paio.
Quindi sostanzialmente questi rating, che sono ranking, scusate, ho detto rating, è un lapsus, ma in realtà c'è una sovrapposizione non solo concettuale, anche se si vedono proprio le mappe, si capisce proprio bene che il rating e il ranking sono sostanzialmente, si sovrappongono a livello proprio geopolitico e geografico. Quindi quello che succede è che il Latin America produce, adesso sta producendo, tutte le proprie università producono pubblicazioni che vanno direttamente online e che sono gratuitamente consultabili. Quindi il paradosso è che loro sono esclusi dalla nostra conoscenza, ma loro ci offrono gratuitamente la loro conoscenza. Domanda, un po' di dettaglio, mi interessa sapere. Russi, cinesi e indiani, come stanno in questa situazione? Non ti posso dire con sicurezza, diciamo, quello, per esempio sulla Cina la cosa molto interessante è che io ho scritto anche un articolo su questo che ho pubblicato anche su Megachip. La Cina, il Thomson Reuters, perché una cosa che non ho detto e che è fondamentale, i ranking delle università si basano soprattutto per la valutazione dei docenti, quindi della ricerca, su due indici che sono Scopus e Web of Science. Web of Science è prodotto da questa grande multinazionale che si chiama Thomson Reuters. Thomson Reuters è stata comprata da un equity private, insomma, da un fondo di investimento asiatico in cui la Cina è rappresentata per, mi sembra, il 60-70%. Quindi quello che sta avvenendo è che i cinesi dicono: beh, ci avete escluso, noi vi compriamo. I russi, da quello che so, dai miei colleghi russi, stanno spinti dal sistema della ricerca a pubblicare in inglese. Gli indiani non hanno questo problema, ma hanno comunque il problema di essere esclusi, come anche i russi, da questa top 5 di questi editori, che sono ovviamente editori che non solo, diciamo, c'è il bias, cioè il vincolo linguistico, ma c'è un vincolo di tipo, diciamo, culturale. Perché, per esempio, se io cioè loro indirizzano la ricerca, se io c'era un ricercatore che diceva, latinoamericano, se io mi occupo del problema dell'acqua in Perù, alla rivista internazionale non gliene frega niente, perché dico, questo è un problema locale, a noi ci interessano problemi internazionali. Quindi c'è una scarsa, una progressiva devalorizzazione delle conoscenze locali, che non hanno visibilità a questo punto, nemmeno, non hanno proprio più visibilità, non solo non hanno più visibilità internazionale, ma rischiano di scomparire, e quindi disincentivano la ricerca su tematiche locali anche molto importanti i ricercatori di questi paesi che sono marginalizzati. In questo rientra anche ovviamente l'Italia. Ma non ti sembra che questo alla lunga produce il fatto che l'Occidente, perché stai parlando dell'Occidente, certamente, si parla addosso? Certo. Si parla addosso. Sì, però si parla addosso e c'è un problema di diversità culturale enorme, cioè di esclusione della diversità culturale. C'è evidentemente un modello egemonico della conoscenza, quindi diciamo una sorta di dittatura epistemica, di dittatura epistemologica, no? Cioè la mia conoscenza è meglio della tua. Questo è un meccanismo tipico delle colonizzazioni. Cioè la colonizzazione ha sempre funzionato. Esattamente così. Quello che volevo dirti. Questo è quando diciamo la colonizzazione è finita. Come è finita? No, è stata sostituita da un'altra colonizzazione che secondo me non è meno... È molto peggiore, perché è una colonizzazione della mente. È una colonizzazione della mente, non è soltanto una colonizzazione economica, è un'egemonia culturale che parte da quello che diceva Fanon, il colonizzato che vuole essere come il colonizzatore. Ah, questo è molto interessante del tuo discorso. Certo, perché c'è quello che scoprì Franz Fanon, che era martinicano, che però ha lavorato in Algeria con malati di mente in Algeria, scoprì che una delle caratteristiche, diciamo, che era diventata quasi una diventata patologia, cioè nel senso nei suoi studi erano eventi patologici, però poi lui lo ampliò e scoprì appunto questa mentalità del colonizzato, è la invisibilizzazione e distruzione della cultura locale. Quindi io ti tolgo la tua cultura, ti tolgo la tua identità, e quindi poi tu non puoi nient'altro, e ti offro come sostituto uno standard, che è lo standard ovviamente occidentale. Quindi mando i tuoi intellettuali a studiare nel mio paese, trasformo quindi sostanzialmente la tua cultura in una cultura subalterna, e a quel punto il gioco è fatto. E poi vengono ovviamente qui in massa, in Occidente, dopo che noi abbiamo detto per secoli che noi siamo meglio, cosa ci possiamo aspettare? E quindi la cultura, diciamo la storia, la cultura di un popolo viene sostituita
Sì, da un modello standard. La cultura prima viene resa irrilevante o indesiderabile al proprio interno, perché prima ti devo convincere che tu sei un subalterno e che la tua cultura non vale niente. A quel punto la tua cultura diventa indesiderabile, tu ti allontani dalla tua cultura, quindi c'è uno spossessamento o un autospossessamento. E allora a quel punto chiaramente è gioco facile per l'economia, per tutto il resto, però io sono profondamente gramsciano, credo che prima di un'egemonia economica è necessario costruire un'egemonia culturale, ed è per questo che c'è una lotta feroce intorno a questo appunto tema della geopolitica della conoscenza, perché se tu controlli i gangli della produzione scientifica tu praticamente costruisci un mainstream, cioè hai in mano il mainstream, però non solo un mainstream dal punto di vista materiale, ce l'hai dal punto di vista epistemologico. Esattamente, questo è un punto che mi fa venire in mente questo discorso che stamattina è circolato nel convegno del tagliare le radici, sì, che riguarda un po' tutto quello che sta accadendo in realtà, la comunicazione in generale, non solo quella scientifica o quella accademica, ma la comunicazione in generale è espropria dalle tue radici. L'obiettivo principale è di dire che tu ti devi dimenticare che tu hai una tua specifica origine, diciamo così. E questo è il modo con cui avviene il processo di sostituzione. Perché la diversità è un nemico. Un nemico, esattamente. La diversità culturale ed epistemologica è un nemico. Benissimo. Grazie. Grazie Domenico per questa, secondo me, angolazione inedita, diciamo. Però questo ci deve dare una piccola prima scossa. Il difendere la nostra origine, la nostra cultura e perfino la nostra tradizione diventa un elemento progressivo. Come alla sovranità territoriale preferisco la sovranità epistemologica. È fantastica, certamente. Secondo me l'una e l'altra non esistono. Il problema di una sovranità del territorio in queste condizioni mi sembra che interessi molto poco. Interessa quello che c'è dentro, cioè quelli che ci camminano, cioè noi, in poche parole. Grazie a Domenico Fiormonte. Grazie a voi.